Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, benvenuti in questo video unboxing. Finalmente. Ci voleva questo video unboxing per ricominciare un po', perché come sempre vi dico, a settembre i video belli. A settembre iniziano i video belli. Siamo a settembre, un altro po' è anche finito e finalmente possiamo iniziare con i video belli. E i video belli si fanno con delle belle fotocamere. Vi ho dato un indizio. E allora iniziamo, vediamo un po' qui cosa abbiamo. Allora, vabbè, iniziamo da questo che l'ho già aperto praticamente e non so quanto vi possa interessare. Comunque questo è un SumUp, è un POS portatile che interagisce con il vostro smartphone. Praticamente è un POS libero, nel senso che siete liberi da contratti, da canoni mensili, quindi non c'è niente, si paga solo una percentuale ad ogni transazione dell'1.9%, e quindi questo potrebbe essere utile per, tipo, per chi come me è un libero professionista con partita IVA. Può capitare che magari trovi qualche cliente che non può pagare in contanti. In ogni caso siamo anche in un momento storico in cui si sta cercando di incoraggiare un po' il pagamento elettronico, e quindi insomma questa è un'ottima scelta. L'ho pagato 15 euro su Amazon, niente praticamente, e vi lascio il link in descrizione se vi va, se vi può interessare. Di solito costa intorno ai 30 euro su Amazon, però ogni tanto mettono questa offerta incredibile a 15 euro che ne vale assolutamente la pena, anche se lo usate una volta all'anno o due volte all'anno ne vale la pena, perché tanto non avete nessun costo fisso. Oh, da dove iniziamo? Iniziamo da un po' di indizi. Allora, questo è un pacchettino che ho ritirato al locker perché è troppo comodo, ragazzi, farsi spedire i pacchettini piccoli al locker di Amazon, perché stai tranquillo, non stai con l'ansia addosso del corriere. Se devi uscire, se devi andare in giro a fare cose, se devi andare a lavorare, non c'hai l'ansia del corriere. Allora, apriamo questo pacchettino. Come infatti qui non ho coperto l'indirizzo, perché tanto c'è l'indirizzo del locker. Oh, questa è una cosa interessante. In realtà sono un po' diffidente da questo prodotto, però lo proviamo perché potrebbe servirmi tra poco, perché vi farò vedere. Allora, è una pulce, è un microfono a pulce che ovviamente con il cavo mini jack. E niente, pagato 10 euro, ha un sacco di recensioni positive, è il più venduto su Amazon, questo Mosotec, spero che si dica così. E niente, e proviamo, vediamo com'è, al massimo lo mandiamo indietro o lo buttiamo nella spazzatura, ahimè. Però insomma sembra interessante, ma tocca provarlo. Vi lascio anche questo il link in descrizione. Oh, andiamo un po'. Questo è più pesante. Andiamo da questo qui. Cazzo, devo cambiare la lama al taglierino. Apriamo. Mazza ragazzi, qui una follia. Niente. Memoria SanDisk SDHC Extreme Pro da 300 megabit al secondo, spero che si dica così. E una follia, ragazzi, 64 giga, 116 euro. Mi sento male. Mai pagato una scheda di memoria così tanto, però per una grande macchina fotografica ci vuole una grande scheda di memoria. Speriamo funzioni. Se vi va, passate dal mio link referral in descrizione, così insomma voi non pagate niente in più, ma io ricevo una piccolissima percentuale da Amazon su ogni vostro acquisto, e niente, mi aiuta anche a continuare a fare questi video, insomma, niente, a seguire questo percorso di YouTube. E siamo quasi a 1000 iscritti, ragazzi, io voglio ringraziarvi, siamo quasi a 1000 iscritti, e vabbè, ovviamente è stata anche una cosa che coincisa un po' con il mio ultimo singolo Martina, che insomma è andato abbastanza bene qui su YouTube, quindi insomma voglio ringraziarvi, ma insomma dobbiamo spingere adesso, Allora, piccolissimo sto pacco. Pensavo una cosa un po' più, invece Amazon risparmia anche sull'imballaggio ormai. Apriamo. Siete pronti? Mamma mia. Mi sento male. Si è intravista già? Ebbene sì, signori, ho fatto l'upgrade della mia vita. Mi sono rovinato, ragazzi, mi sono rovinato. Sony Vlog Camera ZV-1, l'ultimo gioiellino di casa Sony dedicato per i vlogger sfigati come me. Non è vero, è un prodotto dedicato per i vlogger, e la cosa bella di questo prodotto è una cosa sola: il microfono. La possibilità di aggiungere un microfono, e questo già vale tutti i 700 euro.
di questa macchina fotografica compatta di casa Sony. Approfondiremo sicuramente questo prodotto in un video dedicato qui sul mio canale YouTube. Aspettatevi un bel video recensione, perché come sapete io di tutte le mie macchine fotografiche ho fatto sempre una video recensione qui sul mio canale, quindi aspettatevi anche un confronto con la mia Lumix che sto appunto usando in questo momento. Credo che sia un upgrade importante per me, perché che sia anche un po' di incoraggiamento per iniziare di nuovo a fare video su YouTube, perché ho anche un po' fermato, ovviamente colpevole anche tanti impegni anche musicali eccetera eccetera. Anche grazie a questa nuova macchina fotografica vorrei riprendere un po' a fare video su YouTube e con dei contenuti spero interessanti. E non finisce qui, perché sono in arrivo anche altre cosine interessanti. E niente ragazzi, cerchiamo un po' di ripartire con cose nuove, con delle nuove motivazioni. Ho tante idee sia sul lato musicale, quindi sicuramente continuerò a fare video sul lato musicale, in studio eccetera eccetera, come già vi ho abituato, ma ci saranno anche un po', forse un po' di nuovi vlog. Spero, vediamo cosa succede. Come sempre vi lascio anche qui il link in descrizione di questa fantastica macchina fotografica. Facciamo l'unboxing, dai, facciamo l'unboxing. Andiamo poi ad analizzarla bene in un video dedicato, come già vi ho detto. Però dai, facciamo solo l'unboxing, togliamo il sigillo. Ok, bella. Ha un sensore da un pollice, 20.1 megapixel, come questa Lumix che sta praticamente registrando in questo momento. L'obiettivo 24-70 f1.8 2.8. Però la cosa bella ragazzi è che microphone jack, poi ha un sistema microfonico veramente interessante integrato, la messa a fuoco. Ragazzi, io una grande delusione di questa Lumix è un po' stata la messa a fuoco, insomma, e quindi spero qui di aver risolto un po' di problemi audio e visivi, ovviamente. E niente ragazzi, tocca aprirla qui. Istruzioni, e praticamente abbiamo qui questo gioiellino di casa Sony. Mamma mia ragazzi, è nuova. La cosa bella di questa Sony, che finalmente Sony ha capito cosa doveva fare nella vita, è questa roba qui. Guardate qui che roba. Che bello ragazzi, questo schermino è una cosa incredibile. Il jack per il microfono è qui. Che figata ragazzi. Tastino per registrare, il LED davanti. Vabbè, poi vi spiegherò tutto nel video dedicato. Adesso devo provarla un po'. La slittina qua sopra per gli accessori. Ragazzi, adesso è finita. È finita davvero. Dentro cosa c'è? Vabbè, dentro c'è la batteria. C'è un gatto morto. Non ce l'ho con te gatto. Questo è l'antivento che si mette sopra, poi vi farò vedere nel video dedicato. Un cavettino e una batteria, nient'altro praticamente, insomma, molto molto semplice la confezione. Come sempre link in descrizione se volete dare un'occhiata su Amazon. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, lasciate un like se questo video vi ha entusiasmato un po', e io vado un po' a giocare. Allora devo andare a giocare per forza adesso, e ci vediamo presto.